Ciao a tutti, sono Marin e sono tornata con un nuovo video. Da come si può vedere abbiamo nuovamente cambiato location, perché non siamo né nella cucina per fare un unboxing né nella mia camera con lo sfondo rosa per farvi dei discorsi inerenti a Instagram, ma siamo nel mio bagno. È strano, non avrei mai pensato di farlo, ma questo video verrà realizzato nel mio bagno. Perché mai fare una cosa del genere? Perché oggi voglio presentarvi la mia skincare serale con i prodotti di Pixy Beauty. Utilizzo i prodotti Pixy Beauty ormai da anni e da un mesetto circa sto provando la linea al latte di cocco e mi ci trovo benissimo, quindi mi sentivo proprio di consigliarvela. Da come si è potuto capire, io mi sono truccata per struccarmi. So bene che la skincare è molto soggettiva in base al tipo di pelle, però i prodotti che sto per consigliarvi sono ideali per tutti i tipi di pelle: secca, grassa, mista, qualsiasi. Io ad esempio ho una pelle mista e ho un problemino dei pori dilatati. Però con i prodotti che sto utilizzando devo dire che la mia pelle è migliorata tantissimo. Quindi andiamo a vedere come si svolge la mia skincare serale. Il primo step è applicare questa meravigliosa fascia che vi ho fatto vedere nell'altro video. Ve lo lascio qui in alto, quando praticamente ho fatto l'unboxing. Procediamo quindi con lo struccante per il make-up waterproof che uso quotidianamente, quindi agitando prima del uso. E poi lo inseriamo su questi dischetti. Quelli che sto usando sono dei dischetti eco-friendly realizzati con la fibra di bambù. Non sono dei classici dischetti usa e getta, ma si possono riutilizzare fino a 200 volte. Basta inserirli nella lavatrice e il gioco è fatto. Magari ti lascio di più, possono acquistare su Amazon. Mi sono già pentita di questa mia scelta di mostrarmi così, senza trucco, senza filtri. Dai, per fortuna avevo fatto un make-up abbastanza leggero, solo un po' di eyeliner e la tinta per le labbra, quindi è bastato anche un solo dischetto. Ora andiamo ad applicare l'Hydratic New Milk Cleanser, ossia il detergente. È un detergente a base naturale molto molto delicato e garantisce una profonda idratazione. Prima di applicarlo dovremo inumidire il viso con un panno bagnato. Ok, ora applichiamo il prodotto. Sì, lo sto usando da un po' effettivamente. Applichiamo il prodotto facendo i massaggi circolari in questo modo. Ho perso le sopracciglia. A questo punto possiamo risciacquare utilizzando sempre il panno umido oppure con dell'acqua. Io vado giù di acqua. Voilà! Già la pelle è molto più liscia al tatto e me la sento molto molto più fresca. Ora possiamo procedere con l'Hydrating Milk Peel, una crema esfoliante che rimuove dal viso le cellule morte per dare luminosità alla pelle. Ne mettiamo giusto un po' per creare una sottile copertura per il viso e lasciamo agire per 2 minuti. Sembra sia volato il tempo. Ora possiamo massaggiare il viso. Ricordate che se non fate queste smorfie assurde il risultato non è garantito. Delicatamente in realtà si deve fare. Risciacquiamo. La cosa fantastica è che ogni risciacquo io effettuo una doccia, anche perché mi bagno praticamente tutta la maglietta. Ora ci concentriamo sulla zona occhi. Patches che vanno applicati sotto gli occhi a base di cocco e cetriolo. Sono eccezionali perché riducono tantissimo l'effetto occhiaie e anche il gonfiore sotto gli occhi. Per prenderli useremo questa spatolina qui. Eccoli qua, noi li andiamo a separare
in questo modo e andiamo ad applicarli prima a un occhio e poi all'altro. Adesso lasciamo agire per 10 minuti. No, io sto aspettando che devono passare 10 minuti, devono passare solo due. Davvero? If that was a fire alarm, we should get out of here too. Chi mi ha fatto fare leggere un libro in inglese? No! Adesso possiamo rimuovere i nostri patches e il siero rimasto praticamente lo andiamo a picchiettare delicatamente sotto gli occhi in modo tale da farlo assorbire. Per ottenere dei risultati più rapidi comunque si consiglia di conservare la confezione dei patches in frigorifero. Ora è il momento del tonico, che esfolia, purifica la pelle e restringe i pori. Ne applichiamo giusto un po' sul dischetto e andiamo a tamponare delicatamente sul viso. È il momento che preferisco, cioè l'applicazione dell'Hydrating Milk Serum. Il siero favorisce notevolmente l'elasticità della pelle e noi ne prendiamo giusto 3 gocce. Una, due e tre. E massaggiamo fino al completo assorbimento. Ricordate sempre la regola delle smorfie assurde. Se non fate delle smorfie assurde, il risultato non è garantito. E io col siero mi do veramente da fare. Si è già assorbito. L'ultimo prodotto che andiamo ad applicare è l'Hydrating Milky Lotion. Questa crema idrata a fondo la pelle ed è ideale sia per il viso che per il corpo. Per agevolare l'assorbimento della crema idratante andiamo ad utilizzare il rullo di Giada che, come vi avevo già detto nel precedente video, mi è stato inviato da Mayor Beauty insieme a queste fantastiche orecchie da video. E agevola la circolazione e previene anche le unghie. Quindi con il rullo più grande andiamo a fare questo movimento dal naso verso l'esterno, sia da un lato che dall'altro. Poi invece con il rullo più piccolo partiamo da sotto gli occhi e andiamo verso su. Comunque devo dire che è molto molto rilassante. Poi dal naso partiamo dalla punta e andiamo verso la fronte in questo modo e a seguire anche sulla fronte.
partiamo da qui e andiamo verso l'attaccatura dei capelli. In questo modo al centro procediamo praticamente dritti e invece qui andiamo a curvare, seguendo il lineamento delle sopracciglia, sia da un lato che dall'altro. Anche qui vicino alla bocca, che si formano le prime linee d'espressione, andiamo a fare dal basso verso l'alto. Poi procediamo nella zona del mento, partendo dal centro e allungandoci verso l'esterno. E poi prendiamo di nuovo la parte grande del rullo e facciamo in questo modo. È veramente troppo troppo rilassante, tra il fatto che dà dei veri benefici, è una coccola. E per concludere andiamo anche sul collo, sempre dal centro verso l'esterno. E per concludere anche il burro cacao al cocco da parte di Yves Rocher. Questo non mi è stato inviato da Pixy Beauty, ma l'ho acquistato a Siviglia. Ok, adesso vi ho mostrato completamente come avviene la mia skincare serale. Chiaramente non ci impiego tutto questo tempo tutte le sere, ad esempio lo scrub non lo uso tutte le sere, ma una sera sì, una sera no, per alternare, altrimenti sarebbe troppo aggressivo per la mia pelle. Questo video si conclude qui, mi dispiace fare la conclusione senza make-up, ma diciamo che mi avete visto in tutte le salse, tra smorfie, no make-up, roba di detergenti e scrub in faccia, quindi la mia dignità è andata un po'. Spero che questo video sia stato d'aiuto a qualcuno che stava comunque cercando dei prodotti per la propria skincare, qualcuno che ovviamente ha una pelle simile alla mia, o in ogni caso una pelle mista. Come ho detto all'inizio, Pixy è un brand che io utilizzo da anni ormai e mi sento davvero di consigliarvelo. Chiaramente in descrizione vi lascio i link di tutti i prodotti che avete visto all'interno del video. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!